Siamo al nono anno di esercitazioni e le cose cominciano a girare meglio. Il sistema è più rodato, ma i problemi restano. Più reattivi i ragazzi, gli studenti, più scettici gli adulti. Questo emerge dal quadro tracciato dalla Protezione Civile, ben diretta dall'ingegnere Giovanni Rizzo. Coinvolti a pieno titolo ospedali e istituti privati convenzionati, ieri alle 15 l'allarme simulato è scattato all'Istituto Polispecialistico COT di Messina, che fa parte nelle esercitazioni della rete sanitaria d'emergenza del 118. È stato simulato un principio di incendio in una stanza del terzo piano. In pochi minuti è avvenuto lo sgombero di pazienti che non potevano deambulare. In caso di sisma o di disastro ambientale, ospedali e istituti privati convenzionati diventano un unico sistema. La Protezione Civile testa il sistema di soccorso, oggi di nuovo ospedali in primo piano con l'invio di codici rossi. Si simulano crolli o principi di incendio, come nel caso dell'Istituto COT, causati dagli effetti del sisma. Si evacuano interi reparti ospedalieri in pochi minuti. Si prevedono crolli, morti e feriti. Una settimana di esercitazioni. Al microfono Giovanni Rizzo, coordinatore della Protezione Civile Provinciale, e Consolato Malara, presidente dell'Associazione Medici delle Catastrofi, che fa parte integrante della rete. Quello scenario che noi simuliamo, ci sono circa 3.000 feriti da gestire. Vi rendete conto, in una città come Messina, quanto è strategica intanto la suddivisione nei tre poli, sud policlinico, centro Piemonte e nord Papardo, avere questa dislocazione territoriale, soprattutto anche la collaborazione e l'intervento delle cliniche private, tutte quelle strutture sanitarie che possono aiutare le strutture principali che tratteranno i codici rossi e gialli, cioè i codici più importanti dopo l'effettuazione del triage, e lasciare invece alle altre strutture i codici verdi, che sono dei codici più lievi. Io credo che è importantissimo, a prescindere dal fatto poi dell'evento in sé, è importante anche da un punto di vista didattico, perché la formazione deve essere a tutti i livelli, deve essere fatta la formazione, e questi sono anche momenti non solo di sicurezza che porta l'ospedale ad essere un ospedale sicuro, una clinica sicura, ma è anche un momento di formazione per tutto il personale che partecipa a queste esercitazioni.